Siamo arrivati a 1000 iscritti. E quale modo migliore di festeggiare se non lasciandomi aggherare come un fagiano? Condividi questo video con i tuoi amici su Facebook, perché oltre che stare attenti alle mail, gli SMS, le chiamate, i siti, le chiavette USB, la gente alla stazione, adesso bisogna anche stare attenti alle sponsorizzate su Instagram e su Facebook. In questo video faremo un'analisi approfondita, malware analysis, in pratica di come gli hacker provano ad hackerare e continueranno ad hackerare la nostra macchina virtuale, perché avvieremo il malware in un ambiente confinato, in una macchina virtuale, in maniera tale da non rovinare il sistema operativo principale, dove abbiamo tutti i dati importanti come le carte di credito e il resto, quello che i nostri amici hacker cercano, no? Vedremo come agisce il malware, dove si origina la connessione e come provare a rimuoverlo manualmente. Questo video sarà suddiviso, credo, in due o tre parti, perché la parte dell'analisi del malware mi ha richiesto un bel po' di tempo e non vorrei che ogni video durasse più di 20 minuti, di 20-30 minuti. Adesso vediamo in fase di editing, poi vediamo, però credo al massimo sarà in due parti. E siamo qua. Allora, ho preso WeFace Web x86x64 e l'ho portato su Windows 10. Questa è una macchina virtuale, quindi possiamo completamente obliterarla senza troppe conseguenze, anche perché ho creato diverse catture, diversi snapshot, quindi anche se si rompe possiamo tornare ad uno stato sicuramente funzionante senza troppi problemi. Ok, lo apriamo e usiamo PE Browse 64, che ci dà delle informazioni. Però prima di dargli uno sguardo, apriamo invece Edge e avviamo un tool di malware analysis automatizzato che si chiama Kaku, che tratterò nel mio nuovo corso di malware analysis e reverse engineering, su cui ho iniziato a lavorare un mesetto fa. Ho già fatto un 4-6 ore di materiale, ma mi ci vorrà buona parte del 2024. Ok, mentre lui lavora, apriamo anche VirusTotal. In pratica VirusTotal permette anche lui di inviare file sospetti, e quello che fa passa in rassegna tutti gli antivirus che esistono in mercato, per vedere qual è il risultato, l'esito da ognuno di questi. Dal momento che è relativamente nuovo questo antivirus, cioè dal momento che è relativamente nuovo questo malware, non viene riconosciuto da nessuno, ed è per questo che vogliamo fare malware analysis, per vedere anche se è possibile riuscire a rimuoverlo senza dover installare Windows da zero. E vediamo qui che non è rilevato da nessuno degli antivirus principali. I miei complimenti. Matches rule PowerShell script run, che è quello che ho visto che era successo. PS script policy test creation. Vabbè. Qua vediamo i file aperti. Updata, probabilmente scriverò qualcosa qui, npp installer, ma
Cosa strana, scrive una serie di file su Notepad++. Policy test. Farà dei test per vedere. Infatti, come pensavo qua che i file potessero stare in updata, perché ho visto che in effetti nel registro non scriveva. Non è scritto su application run. Solitamente application run viene utilizzato, cioè con la chiave di registro viene scritta in maniera tale che un programma venga riavviato, sistema operativo. Ma io credo che questo scriva direttamente nel browser e infetti il browser in una maniera persistente. Internet settings, proxy server, proxy enable. Questo è molto sospetto. Comunque, file in updata. Probabile che sia in qualche file di PowerShell che continui a rimanere infetto una volta che viene stabilita la connessione. Eccolo qua. Connect PowerShell execution policy bypass. Comment. Updata in local. Yot. Xl. YVR. Cosa riesco a capire? Perché installi Notepad++? Notepad++866. No, è il 2024-512, non è nuovo. Però ecco, considerando dove dovrebbe essere un file per che installi un software di face wrapping e installa tramite PowerShell poi Notepad++ che serve a scrivere codice è abbastanza sospetta come cosa, no? E poi tutti questi altri file in AppData che hanno questi nomi casuali. Cioè, dai. Per questo io dico gli antivirus basati sulle firme non servono a niente. Perché se tramite l'intelligenza artificiale riesci a identificare questo comportamento, ovvero che installi altri file eseguibili, usi PowerShell cambiando la policy in rapida sequenza, usando caratteri casuali, cioè credo che con l'intelligenza artificiale diventi possibile. Ci sono alcuni firewall che lo fanno, che riescono a identificare comportamenti anomali, un po' come Google, un po' come gli account su Google fanno. Una cosa finita. Ah. Su Kaku almeno dà un voto abbastanza alto. È molto sospetto, da 5.9 su 10. Bene, solo da un antivirus. Da Kaspersky. Vediamo un'analisi statica. Posso usare le librerie delle socket per connettersi, ovviamente. Crypt. Communications over raw socket. Quindi si connette da qualche parte. Dove? Solitamente in un'analisi comportamentale o nell'analisi di network avrebbe dovuto farlo, avrebbe dovuto mostrarlo. Quindi credo che l'unico modo in cui possiamo vedere a quale indirizzo IP si colleghi è avviando direttamente il programma. E per fare ciò possiamo aiutarci con Process Explorer dei SysInternals. Adesso ci arriviamo subito. Rust.
prova del 9. Abbiamo un programma e vediamo che succede. Apparentemente niente. Si apre il command prompt. E si chiude. Ci hanno in pratica hackerato il sistema operativo. Adesso non so se sia automatizzato o se l'hacker sia direttamente dentro. Però adesso posso andare in network. E questo è l'indirizzo IP del nostro hacker. 62.204.41. Però molto probabilmente sarà un proxy, ovvero un server che hanno bucato e stanno usando come ponte per attaccare, per fare la loro operazione. È un server che usa Nginx sulla porta 80. Adesso, prima di continuare a vedere chi siano, provare a vedere chi siano questi hacker, se riusciamo a identificare se il server sia effettivamente di proprietà loro oppure se sia un server che usano come ponte, vediamo su quali file abbiano scritto. Nel frattempo mi sono salvato l'indirizzo, che sicuramente sarà un server command and conquer, cioè ovvero un server da dove eseguono tutti i comandi. Però ecco, ce ne sta un altro anche di qui, non è soltanto uno. Ci serviamo anche questo 188.114.97.7, 188.114.97.7. E sarebbe interessante. Purtroppo non è di proprietà loro il server, sicuramente non saranno server che stanno a casa loro, saranno server su un servizio di hosting, quindi fare un contrattacco, passeremo facendo vigilantismo, andremo dalla parte del torto, cioè ad esempio attraverso un attacco DDoS che è illegale. Se fossero stati i server di casa loro, allora sarebbe stato: tu attacchi me, io attacco te, stai in una linea di grigio morale, però comunque è sconsigliabile, perché cioè, come prendere una... è come difenderti con una pistola nel pubblico, no? Sì, hai tutto il diritto di difenderti che ti stanno sparando al porto d'armi legalmente detenuto, ma se passa un civile è quello il discorso. Però fare uno scan di questi indirizzi IP non è illegale e possiamo provare a trovare più informazioni, e se riusciamo a vedere a chi appartiene possiamo almeno mandare un'email al service provider e dirgli: guarda, questi hanno un server command and control, lo stanno utilizzando per fare attacchi, quindi vi consiglio di buttarlo giù, almeno così buttate giù un proxy che stanno utilizzando. E in ogni caso, se loro hanno l'accesso al server che è stato bugato, possono vedere quali altre connessioni ci sono sul server e comunicare in catena gli altri service provider, fino a che non si arriva a capire qual è l'origine, e là ti puoi nascondere dietro quanti proxy vuoi, ma quando trovi l'origine, quello è l'hacker o il gruppo di hacker che stanno facendo questa operazione. Solo che bisogna lavorare in tante persone. Io ci provo, vediamo che riusciamo a fare. Da quello che mi è parso di capire, questo malware si annida in Microsoft Edge, ma non credo soltanto quello, perché ho visto una scrittura di file anche nelle impostazioni di Firefox. Non ha bisogno, non legge password, quindi non ha assolutamente alcun senso cambiare la password dell'account, perché lavora direttamente con i cookies e con il browser stesso. Non ha nemmeno bisogno riesce anche a bypassare l'autenticazione a due fattori, perché è già all'interno della sessione. E io credo che sia fondamentalmente un problema di una bug di Facebook, di come hanno organizzato il tutto, anche se non lo so.
Ho visto che hai anche provato ad accedere all'account di Google, ma Google ha delle contromisure di analisi comportamentale all'interno della piattaforma che gli permette di avere una security posture, ovvero una postura di sicurezza informatica più forte rispetto a Facebook e Instagram, che soprattutto negli ultimi anni, da quello che ho visto, sono sempre state un po' carenti e stanno sempre un po' indietro rispetto alle altre. Un po' come anche Microsoft sta sempre un po' indietro. Cioè, si danno da fare, ma stanno comunque un po' indietro. In pratica, una volta che fanno accesso all'account, spendono delle piccole somme e in questo modo il malware si riproduce in un certo qual senso. Ma questa cosa non dura molto prima che Facebook se ne accorge e banna l'account di Facebook che è associato con l'account di Instagram. Se ti è successo, per recuperarlo, ho letto su Reddit. Mario, posso mettere il link in descrizione. Se serve a qualcuno, basta che me lo scrivete nei commenti. Basta diventare verificati su Instagram e parlare con l'assistenza di Instagram e spiegare loro che cosa è successo. Se potete prendere degli screenshot, ancora meglio. Comunque sia, da quando viene bannato l'account principale di Facebook, si hanno 180 giorni per fare questo ricorso. Se proprio ci si tiene così tanto a recuperare l'account di Facebook. Ok, per quanto riguarda invece i file che ha scritto, torniamo sull'analisi e lo scan più avanti. Allora, boh. Questa è l'attività di network. Questo invece sono i file che ha creato. Addirittura create file. Ok, read, open. Che cosa sta provando a fare con le librerie di Windows? Proviamo a restringere la ricerca soltanto a create file. Operation create file. Company description, image operation, contained, create, apply. Ok, hai capito. Crea dei file e te li mette anche sul desktop. Che fegato! Non abbiamo nemmeno avuto tempo di vederlo. Però dice name not found, quindi credo non ci sia riuscito. Però c'è riuscito su syswow 64. Sarebbe troppo una rottura stare a ribeccare tutti questi file. Cambiato su Bright. Io credo che se ripuliamo tutta la cartella updata roaming local, credo che il problema sia risolto, perché credo che è da lì che poi continua a reinfettare Microsoft Edge. Perché il programma non scrive da nessun'altra parte, cioè apre file a destra e a sinistra, ma credo che sia principalmente quello. Non ho idea di come continui a riavviarsi una volta che Edge viene aperto, anche perché ho notato che anche se cancelli tutti i cookie, poi riescono di nuovo a rifare l'accesso su Microsoft Edge. Continuo a visitarli su Firefox perché io credo che, anche se dubito che abbiano failsafe, se si visitano siete. Accesso diretto IP non è permesso da Cloudflare. Possibile che siano protetti da Cloudflare? Io ne dubito. Io credo che abbiano creato un sito. Yes.
prendi l'altro indirizzo IP e Cloudflare. Il che mi fa pensare che il 62204 Eccolo qua. Ah, oh no, quello è 62204 41 51. Ah, oh no. Abbiamo trovato il risultato di un'analisi di malware e ci restituisce WeFace Web, ma ci dice erroneamente clean, facendo eccezione di Kaku. Nessuna informazione. Quindi adesso facciamo un'analisi di quel, facciamo una scansione con il map di quell'indirizzo IP, ma io credo cancellando tutti i dati di AppData, sotto AppData, che abbiamo trovato lì nel risultato di Process Monitor. Tra l'altro questi risultati possono anche essere salvati su file, possono essere esportati, non ricordo com'è. Credo che cancellando tutti questi file il problema si risolva da sé, anche perché non ha scritto da nessun'altra parte. Però aspetta, ultima cosa, vediamo se abbia scritto nella chiave di registro. Ripeto, questo Windows Run è il percorso che viene utilizzato per installarle in maniera tale che vengano avviate. Ecco, io non trovo niente perché abbiamo ancora i filtri attivi. Ok, query close. Sembra ci sia anche reg write. Troppa roba. Dobbiamo restringerla sicuramente a WeFace come prima cosa. Close query. Query è interrogazione. Close è chiusura. Query è close. Non, se non scrive non è un problema. Se è l'info forse. Viene client. Comunque, per essere un programma che dovrebbe fare il face web, a parte il fatto che non è stato installato assolutamente niente di correlato con il face web, però cioè l'apertura, l'interrogazione di tutte queste chiavi, no? È un po' sospetta. Eccolo qua, current version. Però il problematico è, adesso faccio vedere il, la chiave problematica è, allora ho detto current user hcio khcio synchron user software, ce l'ho aperta da prima quando feci il corso Microsoft Windows current version. Ok, quando il malware si installa in maniera tale che venga riavviato, va a finire in run. Qua. Qui non mi sembra che ci sia niente di sospetto. Edge update. A meno che non non abbiano creato il Microsoft Edge Update, però starebbe qui. Ma vedremo. Cioè, qui è tutto in chiaro. Cioè, non è che possono nascondere quello che succede, criptarlo. Cioè, se c'è, è qui. Troveremo la chiave. Infatti adesso faccio anche un, creo un, un'altra, un altro filtro operation sempre. Un'altra cosa, togliamo che contiene serinfo,
che contiene invece in path hkco, perché non avendolo avviato come amministratore, le uniche cose che avrebbero potuto eseguire sarebbero state nel contesto dell'utente attuale. Ciò significa non avrebbero potuto fare privilege escalation. E quindi vediamo solo le cose che sono state fatte nel contesto dell'utente attuale, che è hkcu, sta per current user. Yes. Per vedere se abbiano aggiunto una di queste, dovremmo dargli tutto il percorso invece, purtroppo. Software. Allora. Ok. Software CapCU. Software Microsoft Windows current version run. Vediamo se hanno aggiunto qualcosa qua. No. Quindi vive tutto esclusivamente sul browser Edge. Ok, questo la rimuoviamo, questa la riattiviamo, Non risponde. Questo è uno dei tanti motivi per cui amo Windows. Il file explorer che crasha quando provi ad aprire una cartella. È l'unico sistema operativo che dà questi problemi. L'unico. Tra tutti i sistemi operativi mai inventati. Nella seconda parte del video analizzeremo il secondo file scaricato da WeFace Web e vedremo anche le tecniche di mitigazione per contenere i danni. A tra poco. Ah, ricorda di iscriverti al canale. A tra poco. Stanno facendo altre operazioni sul computer.